Ciao, oggi vi propongo un libro che a me è piaciuto molto, Il Club dei Perdenti di Andrew Clements. Alec è un bambino che frequenta la prima media. Lui ha un vizio, legge sempre. Il problema dove sta? Penserete. Il problema è che legge anche durante le lezioni in classe. Lui non legge per studiare, ma come piacere personale. I suoi genitori, lavorando tutto il giorno, lo iscrivono al doposcuola, dove deve scegliere un'attività da svolgere, o praticare sport, o iscriversi ad un club, ma non leggere. Alec così decide di fondare un club con l'aiuto di una ragazza. Decidono con cura un nome, scelto in modo che nessuno si potesse iscrivere, e poter così leggere in pace. Il nome era il Club dei Perdenti. Però, man mano che i ragazzi scoprono il suo club, i piani non vanno come previsto. Il club ha successo ed iniziano a iscriversi nuovi membri. Bisogna organizzare le letture condivise, i discorsi e il tempo per le letture iniziano a diminuire. Nonostante questo sconvolgimento, Alec scopre che anche altre persone condividono la sua passione per i libri. Per il progetto finale, con l'aiuto del suo fratellino super tecnologico, si fa inviare un'email con i dati e i libri letti da ogni membro. Cosa combinerà? Non ve lo svelo, ma sarà qualcosa di entusiasmante. Cosa ci insegna questo libro? Di non vergognarsi delle proprie passioni, perché anche se si può apparire strani agli occhi degli altri, non dovete mai smettere di coltivarle e di provare a condividerle. E chissà, trovare come Alec qualcuno che magari vi accompagni nelle vostre passioni e condividerle insieme. Spero che il libro vi sia piaciuto, vi invito a mettere like, iscrivervi e condividere il mio video con i vostri amici. Ciao!